Players, ho il piacere di avere i nostri microfoni ISOP Alessio Isaia. Alessio, eccoci, ciao! Ciao a tutti! Allora, dopo 2 anni ti ritrovo ai campionati italiani 2023. Esatto, eccomi qua. Io mi ricordo di Alessio perché è un ragazzo super super disponibile. Pensate che era venuto al TV Table del Maine, giusto? 2021? Proprio così. Al TV Table del Maine era venuto dopo aver giocato eccetera al commento e poverino si era servito la sottoscritta che metteva con un programma le voci degli scoiattoli. E questo è un aneddoto che mi piace sempre raccontare, perché tu sei stato al gioco, oltre chiaramente a dare il valore aggiunto, a commentare le mani, ma anche in maniera scherzosa. E quindi grazie per quella volta, perché è rimasto stampato negli annali. Prego, prego. Allora, ti ritrovo dopo 2 anni. Che cosa è cambiato dell'Alessio Isaia del 2021 rispetto a quello che oggi ho davanti alle camere? Bah, io penso che ogni giorno cambio totalmente, quindi da qua al 2021 sono cambiato 100 volte, però pokeristicamente più o meno sempre uguale, insomma. E per il resto va un po' così a periodi, insomma, periodi in cui ho molta voglia di giocare, altri in cui ho voglia di pascolare in giro per il mondo, diciamo che seguo un po' il flusso così dell'ispirazione. L'universo. Sì. Sicuramente possiamo fare un parallelismo con il tuo mindset e il vino, nel senso che il vino con il passare del tempo, si sa, invecchiando diventa più buono, il tuo mindset diventa più forte e ti stai fortificando. È bello perché la tua fama ti precede. Questa cosa ti crea un po' di ansia da prestazione o invece ti dà la carica per fare ancora meglio e dimostrare ancora una volta le tue capacità? No, penso che adesso mi sento molto meglio, come dici tu giustamente, il mindset con il passare del tempo mi sento molto più forte, molto più sicuro, l'ansia non la conosco, quindi mi sento molto più al sicuro e forte delle mie capacità. Allora, adesso io ti lascio andare a concentrarti, a trovare il focus per schierarti in questo dei due del Maine, il campionato italiano 2023. Ultima domanda. Hai ancora un obiettivo che vuoi raggiungere, che ci puoi condividere, che non sia magari per scaramanzia, non vuoi dirlo? Ma pokeristicamente o? In generale, sia a livello di poker, sia a livello di vita o quello che vuoi dei due? Ma no, vi lascio nella sorpresa, okay. Insomma, lo scopriremo solo vivendo, dai. Allora, Alessio Isaia ci stupirà con effetti speciali. Grazie mille Alessio e GL. Grazie a voi, ciao a tutti.